Al convegno celebrativo dei 30 anni di attività del Delfino, a Cosenza è intervenuto anche il noto psichiatra, scrittore e sociologo Paolo Crepè, tenendo una vera e propria lectio magistralis sulla tossicodipendenza. Professore Crepè, quest'oggi a Cosenza si celebrano i 30 anni di attività del centro di recupero per tossicodipendenti del Delfino. Come sono cambiate le droghe nel corso di questi anni, visto e considerato che forse i giovani e non solo i giovani fanno sempre un uso più frequente di queste droghe sintetiche? Ma credo che sia proprio questo il grande cambiamento, che 30 anni fa ne parlavamo, nascevano delle associazioni come il Delfino e oggi tutto questo non lo vedo affatto, come se ci fosse una sorta di pace sociale in cui qualcuno ritiene che le cose vadano bene così, che non c'è motivo per allarmarsi. E questo per un motivo abbastanza semplice, che l'eroina portava a morte, quello si vedeva. L'eroina portava anche a una maggiore criminalità, perché poi i tossicodipendenti rubavano le radio dalle macchine, insomma, davano fastidio, diciamo così. Il cocainomane è benissimo inserito in questa società. Non ruba le macchine, non ruba le radio, non muore neanche poi così tanto, almeno non così apparentemente, perché poi ci sono moltissimi casi di incidenti in motorino e in macchina che in realtà sono collegati chiaramente all'abuso di sostanze come cocaina, come altre droghe sintetiche. Quindi questo è un mondo che in qualche modo noi abbiamo imparato, con cui abbiamo imparato a convivere. Fa parte dello scenario di questi tempi, quindi purtroppo ce ne occupiamo molto poco. Io credo che i danni ci siano e siano anche e soprattutto psicologici, perché l'uso della cocaina o di tutto quello che sta attorno alla cocaina in qualche modo crea una sorta di onnipotenza. No, io mi basta quello che c'è, sto bene, faccio quello che voglio, anzi con la cocaina la faccio pure meglio, sono più forte, sono più energico, no? Ballo di più, sono più seduttivo, tutto più, 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 più. In realtà è un meno, perché poi non guardi al futuro, non progetti, non ti interessa di sa sapere che cosa sarai tra 5-10 anni. Questa è una perdita secca per la nostra comunità. Ma lei ha detto anche una cosa, una frase allarmante, che bisognerebbe, sulla quale bisognerebbe riflettere, che tutto questo fa parte di questo scenario. Cioè, come dire, lo si accetta e basta. Molti lo accettano e basta, questo è fuori di dubbio, perché la lotta al contrasto della cocaina è minima. Questo lo vediamo, perché tutte le stazioni dei carabinieri conoscono in quale discoteca si spaccia la cocaina più che in altre, quindi se volessimo basterebbe andare un sabato sera e chiuderemmo mezza Italia, ma come lei ben sa bisogna aspettare che ci sia un morto, come è successo l'anno scorso a Riccione, muore un ragazzo e allora interviene un magistrato e chiude per 6 mesi una discoteca e poi la riapre e tutto ricomincia come prima. Quindi c'è una connivenza di fatto, ma non dello Stato, peggio di tutta la nostra comunità.